Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Gastube Drums. Nel video di oggi, insieme a strumentimusicali.net, andiamo a vedere una delle cose che più sta a cuore ai batteristi, una delle cose più problematiche in realtà, che molto spesso è il volume della batteria, il peso della batteria, e questo problema che però in realtà non è che si possa togliere, perché la batteria questa è. Quindi oggi voglio andarvi a far vedere un po' di trucchetti per riuscire ad avere una batteria più maneggevole, ma allo stesso tempo che comunque funzioni sempre bene, che comunque sia sempre super suonabile, che comunque ci faccia sempre sentire a proprio agio mentre suoniamo. Quindi andrò a modificare alcune cose qua, andrò a farvi vedere una cosa che voglio provare da tempo, che è qui dentro e che secondo me potrebbe essere la svolta per i batteristi. Se funziona questa cosa che c'è qui dentro, è veramente la svolta, raga, è veramente la svolta. Non vado subito ad aprire questo pacco qui, perché per il video di oggi non può essere pesante il pacco, deve essere per forza leggero. Quindi, come vi dicevo, vado prima a fare una modifica alla mia batteria, perché come sapete questa batteria qui, che tra l'altro vi lascio qui sotto in descrizione, è una batteria, ve la faccio direttamente vedere così almeno siamo a posto, è una batteria con rullante da 14 pollici, tom da 10 e 12, rullante da 14 e cassa da 22 pollici. Quindi per prima cosa questa cassa qua non va bene per niente, dobbiamo assolutamente, aspettate che rimetto tutto a posto, andarla a cambiare. Quindi la prima cosa da fare è mettergli una cassa un pochettino più piccola. Ovviamente questa cassa non potrà essere utilizzata sempre, ma oggi voglio fare una batteria leggera, quindi prendo la cassa da 18. Cassa da 18 pollici presa, ovviamente sempre tamburo T5. Quello che vado a fare adesso sarà togliere per prima cosa la mia cassa da 22, che ovviamente è troppo grande. Dovrò togliere i tom prima perché sono attaccati alla cassa, però poi dopo andrò a montarne solamente una. Andrò solo a montare il mio tom da 10 perché pesa meno, quindi ho scelto il 10. Farò 10 e 14 come timpano. Rullante ovviamente sempre quello da 14 pollici. Ok, adesso la mia batteria è molto più piccola e soprattutto molto 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 più trasportabile. Ora, dopo aver montato la batteria in modo diverso e dopo aver già tolto buona parte del peso della batteria, arriviamo al pezzo forte, quello che veramente svolterà la vostra vita batteristica. Finalmente possiamo fare l'unboxing. Un po' ritardatario l'unboxing di oggi, ma andiamo. È un sacco di tempo che sto aspettando di provare questa cosa. È difficilissimo con queste forbici. Finalmente sono in possesso di tutto l'hardware Yamaha Lightweight e come potete vedere io sto tenendo in mano questo pacco e non sto neanche parlando a fatica. Perché? Perché è leggerissimo questo pacco e contiene al suo interno 4 aste. Mi sembra. Il problema dei batteristi molto spesso è che le aste pesano, portarsi in giro le aste è sempre un problema. Con queste aste qua tutto risolto, perché adesso ve le apro così capite bene come funziona. Allora, dentro questo pacco praticamente ho trovato questa borsa qua, ovviamente di Yamaha, e so che sembra impossibile, ma dentro ci sono già tutte e 4 le aste di cui vi parlavo prima. Adesso ve le faccio vedere. Per prima cosa, qui dentro... Ah, che figo! Questi sono delle mini sacche per mettergli le aste dentro. Ce ne sono 1, 2, 3, 4, sì, quindi sono tutte mini sacchetti per mettergli le aste dentro in modo tale che non si rovinino. E poi all'interno qua, ammazza, raga, pesa, questa è un'asta, non pesa niente, non pesa niente. Cioè, aspettate un attimo, adesso vi faccio vedere una cosa, perché non è possibile, cioè non è possibile, raga, che pesi così poco. Questa cos'è? Ah, questa è l'asta del rullante. Raga, non pesa. Se riesco a tenere l'equilibrio, anzi col mignolo. Cioè, raga, non pesa niente quest'asta. Potrei stare qui un'ora, ve lo assicuro, non pesa nulla. E quindi ecco perché sono così fighe. Il fatto è che queste aste qua, adesso, mentre vado a dirvi anche tutte le altre, e mentre in realtà vi scrivo anche comunque tutti i pesi qui sul video, magari qualcosa è già uscito, non lo so, vedrò poi in fase di montaggio. Comunque, andiamo ad aprire anche le altre, perché è veramente sbalorditiva, raga, questa cosa. Cioè, vi giuro che non mi è mai successa una roba del genere. Non avevo mai visto
una roba del genere. Questa è un'asta normale, non a giraffa, pesa più o meno come l'asta di prima, pesa praticamente niente. Andiamo ad aprire quella dopo. Questa qua è un'altra asta dritta, non a giraffa. E infine dovrebbe esserci l'asta del Charleston, se non mi sbaglio. Anche, cioè, ma raga, non è possibile sta roba, non è possibile questa cosa qua. Io ne ho sempre sentito parlare di queste aste e ho chiesto a strumentimusicali.net di farmele provare. Però il problema è che non pensavo che fossero veramente così. Cioè, non pensavo che fossero veramente così tanto leggere. Ok, leggere, ma così tanto mi sembra eccessivo. Asta del Charleston, raga, l'asta del Charleston. Cioè, non capisco. Beh, vabbè. Il fatto qual è? Il fatto, ma che figata qua. Cioè, è che è proprio l'asta Yamaha, che a me piace un sacco. È proprio lei, cioè è la stessa, ma pesa niente. In più avete la borsa, avete già la borsa per le aste, che ovviamente è una borsa semi rigida, perché non avete più bisogno di tutte quelle borse super enormi, solide, belle, potenti, che pesano anche loro comunque, perché per riuscire a tenere il peso delle aste devono essere pesanti e rigide. Questa è una borsa normale, cioè non so se potete vedere quanto è grande, ma sarà più o meno a grande 60 cm, la butti in macchina, è come fosse una valigia, solo che hai tutte le aste dentro, cioè... Adesso vado a montarle sul mio kit, così voglio un attimo capire se questo peso bassissimo, che ha questo peso inesistente, funziona poi davvero sulla batteria, riesce veramente a tenere i piatti anche più grandi come questo Ride mio da 22 pollici, che comunque pesa non poco. E così poi vi dico ancora un po' di robe e ne parliamo. Montato tutto, ovviamente la prima cosa che ho fatto per alleggerire ancora di più il mio set è stata quella di togliere il mio crash che ci sarebbe stato qua, quindi avere Charleston, crash e ride. Ho fatto questo anche perché il set è composto da due aste piatto, asta Charleston e asta rullante, ma poi in realtà se uno volesse aggiungere un piatto, aggiungere un rullante, aggiungere qualsiasi cosa, ha la possibilità di comprare tutte queste aste separatamente, quindi non bisogna per forza comprare il kit, volendo ci sono anche le aste separate. Vi lascio tutto qui sotto in descrizione, comunque sia il kit sia le aste separate eccetera. Ovviamente se comprate il kit avete anche la borsa, altrimenti no. La domanda però che mi sono sempre posto guardando queste aste ma senza poterle provare è: ma essendo così leggere riescono veramente a tenere un piatto oppure no? Finché parliamo di splash, finché parliamo di crash eccetera, non c'è problema, ma nel momento in cui devo mettergli sopra un ride di queste dimensioni, 22 24 eccetera, me lo tiene veramente o no? Allora la risposta è assolutamente sì. Come avete visto ho suonato con i piatti montati su queste aste e in realtà l'ho suonati anche per un po', proprio per riuscire a provare se si muovesse qualcosa, se ci fosse qualcosa che non andava. Non si è mai mosso nulla, ma in realtà già solo aprendo queste aste, già solo andandole ad aprire per poi riuscire a posizionarle, ci rendiamo conto della robustezza che hanno, nel senso, comunque io mi aspettavo di aprirle e che fossero tutte molli, diciamo, e troppo maneggevoli. In realtà no, nel momento in cui andiamo ad aprirle e le posizioniamo come vogliamo, si comportano perfettamente come un'asta normale. Quindi andiamo ad aprirle, andiamo a avvitare, è tutto normale. Un'altra domanda che ci potremmo fare, dato che facciamo così, ve ne smonto una perché prima non vi ho fatto vedere, dato che queste aste qua, mazza, è troppo leggera, raga, lo so, ve l'ho detto troppe volte, ma è pazzesco. Queste aste qua, nel momento in cui le chiudiamo completamente, sono cortissime. Molti di noi, anch'io ci ho pensato, potremmo pensare chissà se arrivano veramente a un'altezza notevole oppure se devo per forza tenere i piatti bassi. L'altezza è quella dei piatti normali, forse in qualche caso anche qualcosina in più, come vedete non ci sta nello schermo, quindi va molto alta. Se io la
appoggio per terra, comunque difficilmente vado a piazzare un piatto così in alto. L'unica pecca, se vogliamo chiamarla pecca, è la questione asta giraffa. Questo può essere un contro, in realtà poi dipende. Io in realtà non uso sempre asta giraffa, quindi non avrei questo problema. Comunque direi che vi ho detto tutto. Mi piace un sacco in realtà il fatto che la finitura di queste aste Yamaha sia satinata e devo dire che è molto bella, perché rende queste aste molto molto personali e in un certo senso riescono comunque a caratterizzare la nostra batteria. Ovviamente vi ho parlato di questa asta qua, ma per tutte le altre aste vale la stessa identica cosa. Sono tutte molto 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 robuste, sia quella del rullante, che comunque non si muove per niente. Purtroppo, come capita spesso in Yamaha, l'asta del rullante non ha la pallina che ci permette di muovere il rullante come vogliamo, ma comunque ha una serie di viti solite come sempre, con cui comunque possiamo andare a modificare la posizione del rullante alla fine come vogliamo. Asta Charleston perfetta. Io come asta del Charleston ho sempre usato una Yamaha, non ovviamente queste lightweight, ma sempre una Yamaha, quindi devo dire che è la stessa identica cosa. Finché quest'asta non la prendi in mano e non fai così, non ti accorgi della differenza. Poi nel momento in cui la prendi in mano anche col Charleston montato ti accorgi assolutamente. Robustezza massima anche del Charleston. Io sto usando un 15 pollici, quindi più grande del solito anche, e 0 problemi. Quindi ragazzi, con questo il video di oggi può finire qui. Io voglio ringraziare ancora strumentimusicali.net perché mi ha dato la possibilità di provare queste aste fighissime. Ovviamente vi ricordo che se avete qualsiasi tipo di dubbio, qualsiasi cosa che mi volete chiedere, magari mi sono dimenticato qualcosa, scrivetemela qui sotto nei commenti. Vi ricordo che c'è un articolo dedicato a queste aste, dedicato alla batteria leggera e dedicato al fatto che anche noi batteristi finalmente ogni tanto possiamo avere uno strumento non troppo pesante, non troppo ingombrante. Ovviamente poi non ve lo devo neanche dire, ma queste aste possono essere utilizzate su qualsiasi batteria. Se andate a suonare rock metal non potete portarvi la cassa da 18 e magari avete bisogno di più di un tom, quindi vi porterete la vostra batteria normale, ma avrete la possibilità di portarvi tutte aste leggere, che comunque nel momento in cui magari avete tanti piatti potrebbe incominciare a diventare un po' difficile. Con queste qua, per prima cosa, sono molto piccole, nel momento in cui le chiudete completamente diventano veramente lunghe, così più o meno una sessantina di centimetri, e comunque le potete tranquillamente mettere tutte all'interno di una borsa neanche rigida, perché tanto pesano pochissimo. Quindi se stavate cercando qualcosa del genere vi consiglio veramente di provarle queste aste, perché ne rimarrete piacevolmente sorpresi. Per me oggi ve ne sarete accorti, mai successa veramente questa cosa qua, ci sono veramente rimasto di stucco. Quindi io direi che posso anche finirla qua adesso, vi ho già rotto abbastanza. Vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale, social, tutte le robe che vi dico di solito. Andate nei link qui sotto nell'articolo, sui link di questa batteria, vi lascio un bel po' di roba qua sotto e basta. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao.